Siamo con Giorgio Ventricini, allenatore del Valle d'Oria, sconfitto qua a Foni 1-0, siete stati puniti insomma su una situazione di palla inattiva, su una magia di Giuseppe Cocco, però in termini di occasioni insomma non siete stati assolutamente inferiori al Foni. Sì, in termini di occasioni non siamo stati inferiori, anche se maggiormente nel secondo tempo, perché il primo tempo abbiamo completamente regalato agli avversari. Oggi forse è stata una delle peggio partite disputate dal Valle d'Oria. Continuo a ripetere che purtroppo quest'anno insomma, le solite cose che si ripetono, no? Abbiamo fatto tutti questi risultati positivi alternando partite abbastanza brutte tipo quelle di oggi, e questo è tutto l'andamento di quest'anno, di questo campionato nostro. Però una squadra che è arrivata a 4 giorni dalla fine cerca di ottenere i playoff e non passare anche attraverso i playoff del nostro girone, queste partite deve vincere. Noi invece siamo venuti qua consapevoli di incontrare una buona squadra, un'ottima squadra, però una squadra che a mio avviso insomma ormai non doveva cercare più niente per quanto riguarda il campionato, e quindi ne avremmo dovuto approfittare. Invece hanno giocato loro con molta più grinta, molta più fame, cosa che è mancata a noi, e questo sì. È per una squadra, ripeto, del calibro nostro non deve succedere queste cose, perché può andare incontro a brutte figure come è successo oggi. Certo. Commissario, secondo lei insomma questo campionato di promozione che cosa ha detto fino a questo momento, a parte ovviamente la consacrazione della Nurese? A parte la Nurese, ha detto che ci sono squadre, io è abbastanza un campionato dove sono viste 4-5 squadre dopo la Nurese, dove hanno combattuto tutto l'anno e mostrato molti giovani di valore. Vedi anche oggi il Foni, che aveva in campo due ragazzi del 97, e quello che si sono visti, ripeto, molti ragazzi, molti buoni ragazzi, anche se secondo me il campionato, togliendo quelle 4-5 squadre come dicevo prima, era un campionato abbastanza mediocre. Ripeto, un campionato dove potevamo fare molto ma molto di più, e non siamo riusciti. Questo è un problema nostro che dovremmo risolvere in queste ultime tre giornate, altrimenti potremmo mettere a rischio anche i playoff. Certo, anche perché poi adesso il calendario riserverà scontri tra chi lotta per salire e chi lotta per non retrocedere. Abbiamo visto che ci sono squadre che a inizio stagione nessuno avrebbe immaginato questa situazione, tipo l'Usinese, lo stesso Tonara che era partito alla grande e adesso ha a forte rischio. Certo, sono i campionati, il campionato all'inizio quando parti per un obiettivo non è facile mantenere questo obiettivo, se sei concentrato per tutto l'anno, un po' come ha fatto la Nurese, anche se devo dire che insomma la Nurese giocatori aveva una rosa superiori, insomma una rosa abbastanza ampia, cosa purtroppo che non avevamo noi, visti numerosi infortuni e squalifiche. Però voglio dire, se ti fidi appena appena con questo discorso di playoff e playout, ti fidi appena appena, se non ripeti il campionato e ti senti troppo tranquillo rispetto al campionato dell'anno scorso, rischi di fare brutte figure. Non mi aspettavo sinceramente il campionato dell'Usinese, visto i giocatori, visti gli ultimi anni come che ha affrontato e come si è piazzato, però ripeto, era un campionato abbastanza livellato quest'anno, livellato parlo nella parte superiore e livellato anche giù in fondo, infatti poi alla fine i valori sono usciti fuori, si sono visti, però non ti può fidare nessuno, ecco, vai ad affrontare una squadra che ormai è tranquilla, non ti gioca niente come abbiamo fatto noi oggi e rischi a brutte figure. Quindi il campionato, ripeto, vinto meritatamente la Nurese, però non ti puoi accontentare un attimo, non ti puoi fermare un attimo, perché certo, dietro l'angolo c'è sempre l'insidia e il pericolo. Certo. Comunque, l'ultima cosa, questa sosta di Pasqua può avere penalizzato la squadra, nel senso che è mancato il ritmo partite e quindi magari anche dal punto di vista atletico si è dovuti lavorare in maniera diversa. Certo, guardi, per me non è una scusante. Noi ha dato molto fastidio. Noi anche in precedenza, l'altra sosta, lo stesso, siamo nell'incontro alla ripresa, a delle brutte partite. Personalmente a noi ci ha penalizzato tantissimo, anche perché, ripeto, star fermi due settimane non è facile poi tenere la concentrazione giusta, i ragazzi, poi le feste di mezzo, certo. Non è facile. Vai a fare dei carichi di lavoro, prevedendo insomma poi i playoff, e quindi ti ritrovi ad affrontare poi la partita, condizioni insomma non proprio ottimali,
però ci stanno, fanno parte del gioco. Se ci sono, vuole essere queste soste, certo, è giusto che sia. Anche perché c'era per tutti la sosta, e quindi è esatto, giusto così, insomma, troppo certo, trovare scuse nelle soste, certo non ti aiuta, però alla fine in campo, come abbiamo avuto la sosta noi, hanno avuto la sosta gli altri, quindi cioè, l'hanno sfruttata meglio, diciamo, molto meglio, esatto. Benissimo, mister, noi la ringraziamo, complimenti comunque per il lavoro che sta facendo con il Valle d'Oria quest'anno, insomma, dopo una retrocessione non è mai facile puntare a risalire, e un grande in bocca al lupo a questo punto per i playoff. Grazie a voi, speriamo di crepi il lupo e speriamo di centrare, insomma, questi playoff. Certo, certo, grazie ancora.